pomeriggio sarà di Dubai Zapata. Ziva, che gioca titolare l'ultima volta dall'inizio ai primi di gennaio con il Torino, ha giocato per in mezzo un paio di gare intere con la sua nazionale, ma appunto diversi problemi fisici per il difensore centrale della Repubblica Ceca. Questo invece è Ricardo Rodriguez, che torna dal portiere gemello, riparte da lui, gemello che aveva giocato una sola gara con il Toro in campionato contro la Fiorentina a gennaio 2022, fece molto bene in quella gara, in scadenza di contratto, insomma, questa sera servirà sia lui che alla società per valutare poi cosa fare anche in prospettiva probabilmente. C'è un po' di curiosità, no Massimo? Parlavamo prima di capire come si posizionano gli attaccanti del Frosinone, perché hanno caratteristiche che possono giocare col tre quarti, con i tre, con i due tre quarti. Dai, però così no! I premi sia sulla sinistra ma più dentro, no? Quasi come doppio trequartista. Occhio! Sì, perché questo ragazzo che è in prestito dal Bayern Monaco ha proprio caratteristiche da trequartista puro. Bernazze invece, georgiano, può fare anche l'esterno, ma insomma vedremo nello sviluppo della partita come si posizioneranno e come si collocheranno anche rispetto al centravanti puro che... No, dai, non puoi farti anticipare così. Quindi non Tamese, quindi non un giocatore, diciamo, più di quantità che di qualità, anche se poi è un giocatore che mi piace tantissimo. Dai, bravo, attacca. Le due fasi benissimo. No, occhio, occhio. Copri, grande. Gemello, sull'inserimento di Ogliolo, fuori. Ha messo il palo laterale in sicurezza. Non saranno state giornate semplici per Di Francesco per rianimare i suoi e ridare carica a una squadra che ha iniziato splendidamente il campionato. Vai, vai! Proprio di Linetti che... No, ma dai! Zapata! Per Zapata. Cioè, porca miseria! Ancora per Linetti che fa il destro, respinto da Ogliolo. Il lituano si appoggia su... Poi Voda, poi Riccardo Rodriguez. È una bella idea questa. Gioca Sanabria. Ogliolo ha respinto con Ogliolo. Grande Tamese. Zima protegge con vai. Decisione. Dai, vai, che lì in mezzo. Ibrahimovic. Sanabria, Linetti. Linetis. Ancora Riccardo Rodriguez. Rodriguez. Metti, prova a mettere un pallone là in mezzo, no? C'è Zapata. Perché devi tornare indietro come tutte le volte? Hai sottolineato, non la palla rubata da Linetti, la stessa palla persa da Brescianini nel secondo gol col Cagliari in campionato. Minchia, anche Lazzaro c'ha dei piedi che veramente... Linetti, secondo me, perché lo mette tutte le volte questo? Sempre quella palla e la postura sbagliata del centrocampo, andare a riprendere... Vai, vai, che hai recuperato. È arrivato Messi. Resiste alla pressione. Poi Zima in anticipo proprio su Arion Ibrahimovic. Ragazzi, non fare il fenomeno, va, Lazzaro, per favore. Va. Giravolta addirittura fa. Lo chiedono sempre ogni intervista. Per piacere. Il Toro riparte con Ghinaitis. Minchia. Fatto bene da Occoli. No, ma lasciamolo andare a questo, Vai, Rodriguez, mordigli la gamba. Poi Voda in aiuto a Riccardo Rodriguez. Magari. Anche se non ce ne fosse bisogno. Ogliolo. Sarebbe bisogno. Terzino destro e sinistro, giapponese. Ho detto di essere gelosi, è il giocatore. Occhio. Che ci chiedono di più. Pertanto, sta facendo bene. No, sta facendo bene. Che dirà? Che dirà? Che è questo? Corto per Burabia. Che è davanti Lirola. Occhio. Occhio. Elaborata con che dire buongiorno a Saldana. Via sto pallone, via da lì. Proprio di cazzo. Che segna al... Ma dai, non si può far così. Ma dai, 4 minuti. Ibrahimovic conferma tutte le
sue incredibili... Ma perché? 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 C'è solo quello spazio per farla passare. Riesce a tenerla bassa, soprattutto è lì pronto in questi rimpalli. È stato anche un contrasto abbastanza forte. Ma poi lui... Dov'è la difesa qua? Dove cazzo era sta difesa? Controllo sicuramente sulla posizione e poi su questo contatto e anche sul tocco. Madonna santa. Mazzitelli. Se va a cercare il pallone con il braccio. Ma dai, ma non si può, non si può. Non si può, non si può, non si può. Non si può. Palo rete, colpo da biliardo di Ibrahimovic. Ma adesso, adesso sta a vedere che glielo convalidano pure, sta a vedere. Ah, però fallo di mano, aspetta. Se un giocatore colpisce il pallone con la mano, ma non è il marcatore, in quel caso bisogna valutare la volontarietà dell'intervento e bisogna capire se c'è appunto la punibilità di quel tocco. Il gol viene considerato alla fine regolare. No, ma dai, ma perché? 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 Regolare. Il Frosinone è in vantaggio. Ma Dio santo, ma tra Buongiorno Zima e l'altro dove cazzo erano? Dove erano? Quell'azione, perché ci sono un po' di cose da vedere, è stato subito considerato regolare. Intuisco dalla grafica il contatto. Vai Zappata, su. Poi è stato valutato il tocco. Dai, su, non possiamo perdere anche col Frosinone, però. Gol di Ibrahimovic che conferma le sue grandi numeri già mostrate. Dai, non far tanto il fenomeno, va Lazaro. Stiamo perdendo, magari evitiamo di fare sti giochetti. Oh, Madonna. La partita di Cagliari, se poteva influire a livello mentale a Frosinone, diciamo che questo aiuta invece al contrario, nel senso che poi minchia, abbiamo tutta la squadra al completo, non riusciamo a vincere contro il Frosinone, ma come stiamo messi? Dai, vai, vai, vai che recuperiamo, vai. Minchia, anche Zapata però, grosso, grande grosso, si fa anticipare così. La reazione che chiedeva di Francesco e suoi, poi un po' deconcentrato, forse non ancora in partita, ce lo vediamo su questo controllo. Guarda, calcio d'angolo qua, è fuori. Fatto. Mancava ancora che ci non dessimo questo calcio d'angolo. Mancava solo per quello. Torno avanti con anche Zima e Duvan. Zapata che colpisce bene. L'arco però. Peccato. Sì, per una bella azione sul calcio d'angolo. Si posiziona a zona e infatti vedi va a chiedere il movimento sul secondo palo, no? Perché di solito quando metti, quindi vediamo i gol, i vari contrasti. No, basta, non far rivedere sto gol, va che è veramente. Da qui si vede meglio il tentativo di intervento di Mazzitelli. Va rivisto anche con Graziano Cesare in una situazione. Ma sì, tanto l'hanno convalidato, cosa vuoi a vedere? L'hanno convalidato, anche se fosse stato. Ripeto, non da dare l'hanno dato comunque, cosa cambia? Che può esserci stato con il braccio di Mazzitelli, fallo su Tamese. Non regolare, considerato il braccio vicino al corpo. Mazzitelli, stai calmo, siete pure in vantaggio. Se non fondamentale. E ripeto, va ribadito che se Mazzitelli fosse stato il giocatore poi a calciare in porta e quindi a segnare il gol, sarebbe stato annullato a prescindere dalla volontarietà o meno del tocco con il braccio, perché ci sarebbe stata immediatezza da parte del marcatore. Qui non è stato così, perché il gol ha segnato Ibrahimovic con un colpo di grande tecnico, un ragazzo dell'anno scorso aveva già segnato con la squadra B del Bayern 3 gol con 4 assist. Certo, in una divisione minore. Vai che c'è un po' di spazio, dai, passa sta palla. Ha segnato molto. Ok, Sanabria. In 11 partite con l'Under 19. Vai. Del Bayern. Ma chi la passa, Zima? Ha queste qualità, è un grande talento. Lazzaro, che si fa anticipare, ma quando mai non si fa anticipare questo? Minchia, Juric, sei veramente un fenomeno. Tenere uno come Lazzaro. Avendo inserito nei nazionali giovanili. E poi un'opportunità, no? Robe da matti. Campionato Robe da matti. Esperienza per una squadra che si deve salvare. Quindi sicuramente queste partite Robe da matti. Il gol a farlo ancora metterlo di più in mostra.
come dall'altra parte il doppio centravanti, perché ora Juric è un po' di partite che lo sta provando, ha anche detto che lo vuole provare con insistenza, però il Torino ha pochissimi gol, il campionato solo 7, quindi uno dei peggiori attacchi, c'è bisogno di creare qualcosina in più, forse anche di trovare quell'ultimo passaggio, no? Perché tante volte poi si criticano gli attaccanti, ma che rischio ancora del Frosinone con la pressione di Tamezzo sul passaggio di Cerofolini. Sì, è sempre un passaggio dritto, la postura è sempre girata verso il portiere e diventa complicato. Dicevo, i due attaccanti hanno bisogno anche di assist, non sono giocatori che Zapata sì, può partire da lontano e cercare di fare cosa. Ma se si fa pure anticipare, Zapata grande e grosso, si fa pure anticipare, cosa deve fare? Boccoli. Minchia. Riccardo Rodriguez, poi Burabia. Guarda, è proprio destino che dobbiamo uscire anche da sta Coppa Italia. Non è possibile. Forse meglio così, perché sennò poi andiamo a prenderle contro il Napoli, quindi meglio così. Buongiorno, evita che si chiude il triangolo fra il centravanti del Frosinone, l'autore del gol del vantaggio, Ariol Ibrahimovic. Zapata imposta bene per Tamez che allarga, sì. Dai, fatti prendere di nuovo la palla, tu mi raccomando. Ancora da Tamez, raddoppiato 2 contro 1, come cacchio fa? Dategli una mano, no? Il fallo laterale di Monterisi. Tamez fa questo movimento ad aprire, in quel caso viene seguito da un centrale, c'è bisogno che venga fuori una punta, una delle due, perché in questo caso era più vicino Sanabria, avendo fatto il primo passaggio Zapata, per prendere il passaggio dentro per giocare con il compagno, invece si è andato a chiudere sulla bandierina, poi è stato bravo a prendere un calcio d'angolo. Lo batte Pineitis che va a tenere centrale, ha respinto Monterisi, poi Tamez su Lirola, Boccoli, ancora Lirola. Cerca dalla parte, ma dai, ma che tira. Avanza l'ex centravanti del Bari. Punta Zima che tira, cerca il destro, meno male. Si è inserito, ha chiuso Riccardo Rodriguez, allontanato. Tanto lì davanti non c'è nessuno. Ancora Lirola, Brescianini, esce alto su di lui Riccardo Rodriguez. Burabia palleggia senza farsi impressionare dal pressing del Torino. Il Frosinone, ma che pressing! Ah, quello lo chiami pressing! Dai, là. Minchia, ma sei capace di commentare almeno una partita, dire le cose come stanno? Pressing non è quello, pressing è uomo su uomo, non uno qua, uno laggiù, uno a Benetti, l'altro a Torino e l'altro a Milano. Con Ibrahimovic che viene incontro, viene seguito da Zima e quindi si crea lo spazio dietro, che uno può fare l'1-2 e attaccare Lazaro. Fallo, si è liberato. Fallo probabilmente in maniera magari di buongiorno, ma prima c'era stato il fallo di Zima su Ibrahimovic. Vediamo, vabbè, se quello è fallo, però l'ha appena sfiorato. La prima irregolarità è questa, non gioca mai, si deve far sentire ogni tanto, scusa. Questa volta più accurato il pressing del Toro ed efficace con Zima per Gemello. Ma dove la tiri sta palla? Dove la tiri? Dove? 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 Per Cerofolini. Capisco che non hai mai giocato il Gemello, però minchia, un passaggio un po' più tranquillo. In Europa tra tutti i portieri, ma anche Gemello che ha cercato immediatamente il rilancio lungo. In generale, almeno con Milinkovic Savic, una delle squadre che giocano meno palla bassa e corta con il portiere, mentre vedete il Frosinone, ma l'ho già indicato chiaramente, Simone Tiribocchi un paio di volte cerca insistentemente questa giocata, e poi Gemello è indotto all'uscita in anticipo su Brescianini, anche se Rodriguez sembrava in copertura. Sì, soprattutto in questa partita, ma sì, perché comunque vengono apprestati, ma noi lo sappiamo che va forte a pressare, quindi ha tre attaccanti veloci, soprattutto le caratteristiche di Chiedira sono di andare nello spazio. Cercato Brescianini, in una posizione da cui poi no, in porto, l'abbiamo visto anche buongiorno a casa. Bene, però avanza Oyono che può anche preparare il tiro,
piede destro come Ibrahimovic, che ha fiducia fin troppo in questo caso nelle sue capacità, ma insomma ci può stare per un ragazzo di 17 anni che con l'entusiasmo del gol segnato alla prima da titolare da professionista. 17 anni, cioè ci facciamo segnare da uno che ha 17 anni. Non ha elaborato, no, cosa faccio adesso. Era già, ma dai, il primo controllo era già ingobbito per andare al tiro sul secondo palo, quindi era già a partire così. Comprensibile un po' di preoccupazione per Ivan Juric dopo questo avvio shock per il Toro con il gol di minchia, zappata quindi parte con Urabia che va largo, non riesce il dribbling al Giorgiano Bernazzi e su poi Goda. No, ma facciamoli venire qua questi giocatori, minchia, ma neanche un'idea hanno di passaggio sti qua. Cioè, gioco meglio io che non sono neanche un giocatore, per piacere. Per piacere. Un ragazzo che è stato convocato in prima squadra per la prima volta a 15 anni, ha giocato poi solo una partita con il Bayern in prima squadra da subentrato, però ha appunto... Cioè, a me sta bene che dai fiducia al gemello, non l'ho mai giocato, lo metti in Coppa Italia, magari fa anche bene, però si è già preso un gol. Rimpallo prima segnato. Quindi come Reinier, che è un altro enorme. Può anche sempre giocare con la Milinkovic Savic, però la Serie A a Frosinone può essere una grande. Hai visto il gol che ha preso? Con questo buon calcio di punizione che tira per l'intervento di Buongiorno. Presidente, soprattutto per l'allenatore che hanno trovato, no? Perché ha avuto delle difficoltà di Francesco in questi ultimi anni, però sappiamo che è un grande lavoratore di campo, un allenatore che fa giocare bene le squadre, quindi i giocatori di qualità emergono. Lancio lungo di Occoli nella zona di Gemello. Zapata si stacca Occoli, rirola per un attimo, poi Bernazze. Cerofolini chiama il pressing, va al rilancio, Zima. Poi Zapata si è mosso tantissimo in questi primi 18. Madonna santa. Occoli. Mazzitelli, largo per l'inserimento di Bernazze. Tutti i passaggi che voleva fare non avesse azzeccato uno, Zappata, uno. Non grandi qualità da realizzatore, però insomma, uno dei ragazzi della generazione K della Georgia, generazione Kvaratskhelia, tanti che sulle orme e nel solco tracciato da Kvaratskhelia. Come facciamo a vincere le partite se giochiamo in sta maniera? Me lo spieghi? Come cazzarola facciamo? Occoli su Zapata lo ferma bene, si conosce. È possibile vincere le partite giocando in sta maniera? Tra difensore e attaccante che si conoscono così bene, uno dei due ha qualche vantaggio in più per la tua esperienza anche da bomber? Beh, allora sì, sicuramente Occoli sa le caratteristiche di Zapata, anche perché essendo un titolare, una riserva nell'Atalanta, quindi il duello era sempre quello in allenamento, spesso non c'era nessuno, quindi sicuramente tra te Zapata, guarda, stasera proprio niente, perché il difensore deve reagire, l'idea è proprio, l'avete lasciata nello spogliatoio, l'avete lasciate molto interessante, è come gioca il Frosinone, largo per Bernazzi e tocco di Brescianini. Ecco il cross, buongiorno. Si ripete il duello. Zapata protegge bene su Occoli. Stavolta ha azzeccato un passaggio. Un passaggio. Chiama il passaggio largo per l'inserimento di. Dai, che da solo, su. Non può servirlo subito, ma protegge bene, ora allarga. Lo attendo Iono, Lazzaro. Accelera, va il cross. Questo è quello che deve fare però Lazzaro, puntare, io non lo so, lo manda già sul destro, certo. Deve alzare quel pallone, metterlo in mezzo un po' alto, non così basso, troppo prevedibile. Mettere dentro palloni e cercare di far entrare più. Poi così piano, Sanabria è ancora un po', no? Perlomeno
Zapata sta venendo a giocare un po' di più alle gare di gioco, Sanabria è ancora un po' lontano dalla partita. Ogliolo. La memoria che tira, ottimo anticipo su Buongiorno, poi palla profonda per Ibrahimovic, ha coperto Ziba. Con calma, Monterisi. Cura via. Sempre aggredito da Linetti. Protegge l'ex centrocampista di Sassuolo e Spezia. Cerofolini morbido, preciso, Brescianini, tra due avversari c'è Buongiorno. Dietro Zima per Gemello, ma insomma serve una reazione un po' più sì, servirebbe una reazione da sì, parte del Torino, ma da squadra non da scappati di casa. Zapata in anticipo su Occoli. Irola su Kineitis che lo disturba bene, palle lento, non può proteggere la rimessa da sì, di Irola. Andate a dargli una mano magari, quindi cerca il palleggio, riesce solo ad allontanare di qualche metro, ha soprattutto poi Boda per Kineitis. Occoli su Zapata che si gira bene, prepara il gioco corto per Sanabria, non si chiude lo scambio perché copre pura via in anticipo su Zapata, e quindi Ogliolo, apertura per la velocità di Ibrahimovic, passo completamente diverso, ma Zima è in vantaggio e protegge. Sanabria controlla e palleggia. Linetti resiste a Burabia, oh, si trova nel toro da una situazione critica sulla pressione di Chedira. Voivoda rientra corto per Zapata che può anche preparare il tiro, torna invece da Voivoda di Nentis, posizione da verificare, ma per ora si gioca. Ci sono due punte lì, passa qualcuno sta palla, può arrivare il cross per Duman, quello è un cross da Occoli. Poi Bernazze disturba Voivoda, il calcio di punizione è per il Torino. Lo so, un po' più di intensità adesso il Torino, sulle seconde palle riesce ad attaccare velocemente. I due attaccanti si stanno cercando di più, abbiamo visto prima Zapata per Sanabria che non è riuscito a controllare, poi l'opposto, cioè Sanabria ha giocato questa palla e ha iniziato a mettere sotto pressione un po' la difesa del Frosinone. Torna avanti Zima, osservato speciale con Duban Zapata e Alessandro Buongiorno, ma anche Tamez una buona elevazione, Sanabria a tempo, arriva il cross di Riccardo Rodriguez, palla un po' lenta, Buongiorno ancora lì per Duban Zapata, Urabia, Linetti, Occoli su Zapata, Buongiorno accomoda bene per Kineitis, chiuso da Urabia, il fallo laterale. Respinto il Torino per la pressione del Frosinone, comunque anche la scelta del Toro di reimpostare della linea difensiva, di chiamare fuori gli avversari con Tamez e poi Sanabria. C'è ora un maggiore ritmo, una maggiore velocità anche dei passaggi da parte dei giocatori di Juric. Serve questo? Frosinone ora in copertura sui suoi 20 metri difensivi. Ogliolo, Lazzaro. Tieni sta palla. Ibrahimovic lo disturba e lo ferma. Figurati se Lazzaro tiene un pallone. Il controllo, lo vedete, scambia con Chedira. Ancora era Ibrahimovic. Oh santo cielo benedetto. Impiante, ha chiuso Rodriguez. Pura via. Bella la palla di Ibrahimovic, cioè molto bella, perché non se l'aspettava secondo me nemmeno Chedira, perché è stato bravo a tenerla Chedira. Poi ha attaccato lo spazio, ma non con quella convinzione che conosciamo quando attacca la profondità. Mi sembra chiara la scelta di Linetti di andare al di là del concetto generale del gioco di Juric, però di puntare in pressing soprattutto Burabia.
ti è riuscito bene all'inizio della partita e poi hai commesso fallo. Ancora Linetti su Burabia, efficace. Vai. Zapata prova a recuperare, Burabia protegge bene. Bello. Sanabria non riesce a controllare sull'interno, va dunque al cross, arretrato, respinto ancora da Burabia. Sima, Lazzaro la chiama al centro, Zapata ha cercato il cross, Duvan Zapata colpisce bene, non riesce a dare forza, lento però. Bravo, però Zapata a prendere posizione, soprattutto prima di dare quella palla a Sanabria, quindi una volta un bel passaggio, stacca con i due piedi, riesce a indirizzarla, ma il cross era troppo morbido, lui distante, però aveva dato una bella palla a Sanabria che aveva fatto un buon movimento ad allargare, però ha sbagliato ancora una volta il controllo, no? Che poi per un attaccante diventa determinante il primo stop. Mazzitelli, Ibrahimovic, Tamez, Lazzaro, vai che c'è spazio, vai Tamez avanza, vai Tamez al centro, c'è Duvan Zapata, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma non si possono vedere queste cose, fare queste cose. Poi Mazzitelli, era una bella azione, tutto sprecato, minchia. Lazzaro, tacco per Tamez, sì. Credito da Burabia e Monterisi, cerca e trova Ghinetti, salta, rovesciata di Duvan Zapata sul fondo. Però un gran toro adesso che riesce a prestare bene. Gran toro, vedi solo te, gran toro. La giocata di Zapata che ci può stare. Aspettavo forse un colpo di testa che lui ha l'incornata, diciamo, più facile. Secondo me io e lui stiamo guardando due partite differenti, non stiamo guardando la stessa partita. Io di partita del toro l'ho viste, ma questo non è il toro che riconosco. Certamente assolutamente. I segnali dal punto di vista fisico, perlomeno dopo l'infortunio alla coscia sinistra che l'ha tenuto fuori 3 settimane, sono confortanti. Pensa sempre il pallone Frosinone, cosa stiamo facendo? No, niente. Torino finora. Che tira? Giochiamo a sprazzi. Raddoppiato, è fermato da Linetti e Buongiorno. Calcio di punizione è per il Frosinone che negli ultimi minuti però sta un po' patendo l'aggressività del gioco. Sì, è un po' difficoltà, a livello fisico il Torino è molto più prestante. Devo fare i complimenti adesso a Chedira, no? Che va a prendere una palla sulla tre quarti e non la perde, perché non è facile con Buongiorno dietro, sappiamo la forza fisica che non ti molla, quindi poi dopo per un attaccante diventa sempre difficile andare a gestire una palla così addosso. Guarda che roba, guarda che roba questo. Il suo primo palo che tira, ma arriva la chiusura di Kineitis, che guadagna anche il calcio di punizione. Si è fatto male. Capiremo se Bernazzi ha ritardato il cross, è stato Kineitis a effettuare un recupero prodigioso. Possiamo dire tutte e due, no? Il numero 17 del Frosinone secondo me ha fatto un tocco in più, che al momento che è andato via bene ha guardato, eccolo lì, vedi, qui devi metterla, ha aspettato, invece fa questo controllo, bravissimo il centrocampista del Torino a rientrare. Non so se c'era fallo, comunque Frosinone ha recuperato già il pallone ed è ripartito dal portiere Cerofoli. Sempre quel movimento a sfilare dietro, guarda lì, terzo tempo perfetto, era già in alto, quindi oltre la palla ha cercato di incornare sul secondo. Hai detto, sottolineato prima, che non è molto alto, ma salta veramente bene ai tempi giusti. Ci avviciniamo ormai alla mezz'ora,
con il Frosinone in vantaggio grazie al lampo di Arion Ibrahimovic dopo 4 minuti e 35 secondi. 17enne scuola Bayern portato in vantaggio il Frosinone, vantaggio che resiste all'Olimpico Grande Torino nonostante i sussulti degli ultimi minuti sempre più insistenti della squadra di Ibrahimovic che torna avanti con Sanabria. Palla difficile da accomodare per Zapata che riesce a farlo poi accelerando splendidamente su Okoli, cerca il cross, chiude l'Irola, trascina il toro, Duval Zapata. Sì, e poi dopo ci sono le caratteristiche, anche se Okoli lo conosce bene, quando prende palla e se la butti in avanti e mette il corpo tra palla e avversario non lo sposti più. Pronto Kineitis con il suo sinistro per... Sì! Bene! Con David Zima dopo un lungo periodo complicato è tornato in campo e ha segnato l'1-1. Meno male. E questo è un grandissimo gol perché il calcio d'angolo è stato battuto perfetto a centro aria arrivano perfetti 3-4 giocatori del Torino col terzo tempo la prende Zima da una testata molto forte al pallone imparabile. Ha pareggiato il Torino e ha dato seguito da un periodo in cui era cresciuta la qualità e la velocità della sua manovra. Riprendono tutti bene la riposta, arrivano in passano da fermi i giocatori del Frosinone che dal quanto sei a zona e incontri una squadra molto strutturata, il pallone messo bene, guarda che però che bella incontrata bene. Ultima da titolare con il Torino appunto a inizio gennaio, poi problema fisico che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la parte finale della scorsa stagione, da poco dopo quella gara giocata da titolare a metà maggio inoltrata, un problema al ginocchio destro, poi un altro problema muscolare nel precampionato, un altro problema alla cartilagine nelle ultime settimane sempre del ginocchio operato, ma è un ragazzo che ora ha pagato 6 milioni di euro allo Slavia Praga, aveva già mostrato le sue qualità tecniche e fisiche. No, adesso ci mettiamo a giocare stasera anche nell'area opposta. Ora il cross di Lazzaro per Kineitis. No, poi Boda Riccardo Rodriguez Tamez, poi Boda ancora Tamez, largo Kineitis. Tocco per lui, prepara un altro cross per Sanabria anticipato da Okoli. E poi Zima su Ibrahimovic, calcio d'angolo ancora per il Torino. Eh sì, una pressione decisamente diversa da parte del Torino, anche un'imbucata prima per far vedere che ci sta mettendo anche qualità questo gol di nuovo. Sì, su grande cross di Kineitis, che è ragazzo lituano di 19 anni, che è un ottimo tiratore, l'ha fatto vedere a livello primavera, calcia bene da fermo anche con i grandi come si è visto. E qui va dalla parte opposta ancora al centro con una doppia posizione Ceropolini su Sanabria. Riccardo Rodriguez. Apertura spallata per Kineitis. Pericolosissimo il toro da corner. Sanabria ha sfiorato il 2-1. A livello fisico l'abbiamo detto, no? La supremazia, stanno facendo anche un check per un possibile fallo di mano dopo la respinta del portiere, se non sbaglio. Sull'Irola? Vabbè, braccio è attaccato al corpo e il portiere gli respinge la palla proprio sul corpo. Giusto controllare tutto con il VAR, ma... non c'è nulla, si riparte con Lazzaro per Zapata che ora viene affrontato da Monterisi che lo chiude bene in fallo laterale, guadagna qualche metro il Torino e resta lì soprattutto in zona ultra offensiva con Lazzaro a mettere pressione su Frosinone, anche Zima ad accompagnare Linetti, Riccardo Rodriguez, ancora Vojvoda. Sanabria, Lazzaro, Sanabria, ottima giocata, controllo, Zima,
va lui al cross. Occoli in anticipo su Dovan Zapata. Ginetis. Linetti. Pianta il corpo di Dovan Zapata. Sanabria fermato e sorpreso questa volta da Burabia. Ancora Linetti aggressivo. Lazzaro. Corto per Tamez. Altro cross, altro anticipo di Monteresi su Zapata, Frosinone sotto assedio. Eh sì, grande, grande forza tutto del Torino che non fa più rialzare il Frosinone, anzi lo mette dentro l'area di rigore. Soprattutto Torino è entrato bene in partita al momento che sono tre di più attaccanti, no? Stanno giocando molto di più, anche Sanabria adesso sta facendo degli ottimi movimenti. Linetti, prepara il sinistro, con coraggio ma senza precisione. Ci pensavo prima, no? Che è l'unico centrocampista Linetti anche che può provare il tiro. Ogni tanto c'è stata la soluzione individuale che non hanno provato, sono andati sempre sull'esterno, quindi qui ha provato il tiro dalla lunga distanza, non con il suo piede. Attende pallone giocabile ora Walid Khedira. Cerofolini in posta. Ibrahimovic cercato con una palla difficilissima per lui. Troppa differenza di statura con Zima. L'ha sfruttata a suo vantaggio sulla palla in velocità, in altre situazioni non qui. Lazzaro avanza anche Zima. Si inserisce Sanabria che poi... Ma cosa fa? Cosa fai? Così? No però, era bello, è tutto sbagliato. In questo caso Zima, ma prima era Tamese. Va ad aprire il campo, viene seguito da un centrale, quindi Sanabria rimane da solo, cerca il compagno, non è preciso ma... No, per niente. Il giocare del Torino adesso è più intenso per questo. Non è preciso per niente. Senza palo. Sanabria l'anno scorso primato personale in campionato, 12 gol. Primato che resisteva per lui dal 2015-16 quando aveva segnati 11 con lo Sporting Gijón in Spagna, ma solo due reti fino a gennaio, insomma. Questo dà comunque speranza a Juric e ai tifosi del Toro, nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione, con 8 presenze complessive senza segnare per Tony Sanabria, che ha realizzato una rete decisiva con la sua nazionale a metà ottobre per le qualificazioni mondiali. Sanabria è un giocatore forte, è un giocatore secondo me di qualità, un giocatore di quelli che si muovono bene per far gol, quindi se hai dei centrocampisti di qualità, con i movimenti che fa, aumenta il numero, i suoi numeri. Quest'anno forse si è parlato tanto di mercato, quindi l'inizio è stato un po' titubante, anche perché poi è arrivato Zapata proprio negli ultimi giorni di mercato, quindi sai, secondo me a livello anche mentale è difficile poi rimettersi in pista, però sulla qualità del giocatore è poco da dire. Gemello, altra palla lunga. Occoli anticipa non solo Zapata ma anche Kineitis, poi Khedira, poi Voda, Zapata. Girola su Voda. Un altro pallone rimessa da ripetere. Dialogano due compagni di club e di nazionale in panchina, Varia Milinkovic-Savic e Nemanja Radonjić. All'indietro Vojvoda, palla avvelenata per Gemello, che rilancia cercando Zapata, su di lui Lirola, contrasto, Furno dice non c'è nulla, contrasto di gioco perché Zapata ha abbassato un po' la testa come indica Lirola. Ok, non pensavo, invece il calcio l'ha preso. Eh sì, madonna mia, se l'ha preso. Poveraccio. Secondo te il fallo c'è? Beh, cazzarola, se quello non è fallo. Cioè, l'ha preso in faccia, l'ha preso. Meno un giallo devi darglielo. Zapata che sembrava abbassarsi un po', però effettivamente come dici tu, se poi il difensore non tocca il pallone. Non gli dà neanche lui l'ammunizione. Tutti questi ragionamenti diventano secondari. Cosa deve fare? Spaccargli una gamba per farsi dare un giallo? Non so. Mazzi, ha tirato un calcio in faccia, gli ha tirato. Ibrahimovic. Non l'avrà fatto apposta sicuramente, però è munizione. Prelevato dalla terza divisione francese. Lirola. Bernanze. Chiude sul Giorgiano, nazionale del 21, poi Bora.
Giannini. Si muove bene, palla in campo. Recupera Linetti. Grande elettricità, il pressing, un po' dappertutto. Rilancio su Burabia. Ancora Brescianini che se la porta sul suo sinistro. Poi accomoda su Occoli. Brescianini vicino Burabia. La chiave in profondità Bernazze. Poi Goda, palla in campo. Zapata. Burabia. Bernazze. Ultimo tocco dell'attaccante colombiano. Mazzitelli rischia questo passaggio corto, Burabia rimedia, poi Brescianini che tira, respinge, buongiorno, Tamés Kineitis, poi Boda, ancora Tamés, fra due, quasi tre avversari, resiste bene, ma deve tornare da poi Boda che allarga dalla parte opposta, occhio, Zaro, Oyono, e poi... con generosità anche in fase difensiva Arion Ibrahimovic. Che bello attacco che hanno fatto sia Tamese che Vinedis, questo attacco alla profondità, perché Zapata è venuto a giocare, quindi ha portato via Coli, si è creato quello spazio e poi l'imbucata di Vojvoda di 30 metri precisa sui piedi di Tamese, che non è riuscito a superare l'avversario. Però vedere due centrocampisti attaccare così la profondità è sempre, sempre bello. Lazzaro, profondo per l'inserimento di Tamés, chiuso da Monterisi, che ha subito fallo da Adrian Tamés, che pronunciamo così. Cioè, quello di prima era fallo grosso come una casa, non l'hanno dato, questa con la scivolata in nocco, non gli diamo fallo. Dichiarato che la pronuncia corretta è Tamés, ma è una convenzione, come sapete. Tra l'altro non l'ha neanche toccato, è scivolato da solo, cioè... è ridicola sta cosa. Vabbè. E lui l'ha accettato. Andiamo a giocare così. Buon grado, ragazzo che è cresciuto molto con l'esperienza all'Atalanta e a Verona, appunto. Lui ci ha fatto fare praticamente tutti i ruoli, difensore centrale, difensore dei tre. Per forza, non c'avevamo la difesa, qualcuno doveva metterlo là dietro. Bernazzi invece in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni a Frosinone, ancora in profondità la palla è per lui col buongiorno in anticipo sul gemello. Deve essere da finale un po' l'intesa tra il portiere e i difensori, ma ci può stare dopo questo tempo senza giocare partite ufficiali per Luca Gemello. Ha fatto molto bene anche a livello giovanile con il Torino. Oyono tutta la Zano in quello che tira il cross profondo per l'inserimento di Brescianini, ma è sul portiere. Brescianini ha questo movimento bravo che dirà, venire fuori, porta via buongiorno, quindi l'inserimento è giusto, palla è un po' troppo lunga, però come soluzione può essere interessante, anche perché Brescianini ha centimetri per andare a riempire l'area di rigore. Linetti, Tamés, tra due avversari, poi Lazzaro, guadagna comunque il fallo laterale. Valentino Lazzaro. Minchia, il treno è riuscito a prendere un pallone a questo, ma veramente. Esce dalla mischia, chiama in avanti Lirola. Una quarantina di secondi, poi il recupero. E poi il recupero. Questo primo tempo. Burabia. Bernazzi ancora in velocità. Mazzitelli. Poi Boda. Tamés, Zapata.
Zitelli, Ocoli, Urabia. Pireiti si fa un laterale, Juric dalla panchina continua a telecomandare, sollecitare i suoi, soprattutto il pressing. Frosinone resiste bene. Pirola, buongiorno. Altra rimessa con le mani per il Frosinone. Un e mezzo da giocare nel recupero. Brescianini la perde, tutto regolare. Zapata. Sbaglia anche Ibrahimovic, recupera Lazzaro, Tamez. Sì, ma tanta no. Confusione, oh! Tanti errori. No, 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 così no. Corto questo per tiro. Mazzelli, che è un ottimo tiratore, ma minchia, ottimo tiratore. Meno male che un ottimo tiratore. Se non sbaglio, Vinetti a contrastare, dovuto accelerare la conclusione. E qui vedi Di Francesco, dice, secondo me, c'è la giocata larga, nel senso che al momento che l'hai controllata male, devi provare a giocare col compagno, c'era Brescianini. Poteva fare il 2 contro 1. Forse l'ultima palla del primo tempo per il Torino, con Duván Zapata che cerca l'area, il calcio d'angolo, comunque una giocata offensiva, riesce a resistere due volte, si rialza anche di fisico, di tecnica. Lazzaro, Riccardo Rodriguez, deve accelerare le operazioni di Torino per completare questa azione, con Lazzaro che va a corto, Linetti prepara il cross, respinto da Lirola, poi Sanabria pressato, valle indietro. C'era anche molto il primo tempo tra Torino e Frosinone, 1-1 con assist di Kinetis per il pareggio.